Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, Malmö, Juventus o Juventus Malmö, non importa. Ragazzi, non mi dilungherò tanto in questo video perché vediamo sempre la solita Juventus, sempre la solita Juventus, che gioca da schifo. La solita Juventus che gioca da schifo, non c'è niente da fare. Ragazzi, con una squadra del genere, siamo disgustati, neanche disgustati, siamo letteralmente dubbiosi, delusi, siamo veramente, non lo so, ragazzi, no, non vedo, no, non mi sento di criticare la Juve. Perché ormai la vediamo ormai spenta, senza idee, senza gioco, senza spirito di squadra. Ormai, tra poco. Perché ragazzi, no, non vediamo, anche se abbiamo vinto, a parte che abbiamo già passato siamo primi in classifica, con l'aiuto, perché ragazzi, noi abbiamo un allenatore che non è un allenatore. Si chiama Allegri. Vince soltanto perché è favorito dalle altre squadre. Perché la Juventus aspetta sempre, senza volerlo, quello che fanno gli altri, aspettano sempre i risultati delle altre squadre per vedere se si riesce a passare lo stesso. A parte che siamo già passati, non importa, siamo già classificati, siamo già, però non c'è, non abbiamo sincronismo, non c'è affiatamento, non abbiamo vinto con un cross di Bernardeschi e un colpo di testa anticipato di Moseken a caso, un gol fortunato per l'uscita del portiere, che è uscito in ritardo. Scusate perché non ho tanto le idee ben chiare. Non. Ah sì, tanto non è che siamo contenti, non metto in dubbio, siamo contenti nel nostro piccolo, siamo contenti, però la Juve non ci piace, la Juve non ci convince, non ci convince. Perché, ragazzi, non sappiamo saltare l'uomo, non sappiamo dribblare, non sappiamo andare in avanti, non abbiamo attacco. La Juventus, anche noi tifosi, abbiamo visto e confermato che non abbiamo un attaccante di peso. Solita Juve che ci delude sotto tanti aspetti, che più di tanto Allegri non riuscirà mai a mettere a posto, a aggiustare quelle piccole cose che manca, perché
non abbiamo giocatori che sfondano, non abbiamo giocatori che si propongono, giocano sempre incasinati, giocano sempre, sempre in malavoglia, giocano svogliati, non hanno un senso di posizionamento in campo, giocano così allo sbando, senza un'idea, senza grinta, non hanno voglia neanche di correre. Ragazzi, Morata, chi ogni volta prende palla, fa due o tre scatti, dopo si ferma perché non riesce più a prendere la palla, oppure l'altra squadra, cioè gli altri giocatori, gli fermano la palla e allora basta, lui non fa più niente. Ragazzi, se non abbiamo un attaccante di peso e centrocampisti che si muovono, non andiamo da nessuna parte, ragazzi. Abbiamo un centrocampo impassito. Proprio a sguarcio, proprio non lo so, ragazzi, non c'è più voglia, non c'è più voglia in questa squadra di dimostrare la vera Juventus che abbiamo sempre visto negli ultimi 10 anni, 20 anni, fate quello che volete, dite quello che volete, però non sappiamo che ormai non c'è più accanimento nel vedere la Juve, non c'è più divertimento, non c'è più voglia, non c'è più stimolo neanche di, perlomeno a me, neanche di andare allo stadio a pagare il biglietto per andare alla partita. Perché non c'è più un atteggiamento di voglia di vincere. Ragazzi, abbiamo vinto, però, ragazzi, non convince perché se adesso abbiamo passato il turno. Ragazzi, se incontriamo altre squadre, se incontriamo, non lo so, ragazzi, dico io, le altre squadre più forti di alto calibro, ragazzi, no. Ci prendono a pallonate, no? Che si prendono a pallonate da soli in fase perché non riescono ad avere un controllo di passaggio che dopo si sbattono anche in fase i palloni perché non hanno controllo, sincronismo. Però quello è un'altra cosa. Però non abbiamo uno schema di gioco, non abbiamo passaggi, non abbiamo tecnica, non abbiamo, ragazzi, questi abbiamo come giocatori, non possiamo pretendere chissà cosa, perché è neanche inutile star lì a accanirsi per una squadra che ormai si è frantumata da sola grazie a una dirigenza e anche al splendido acquisto che hanno fatto, che ormai l'abbiamo regalato, Ronaldo, che lì proprio si è sfasciata completamente la società, che adesso col motivo delle plusvalenze, tutte queste cose qui in mezzo, che non sto lì neanche a dire perché non sono competente di dire le cose, però non ci va bene questa Juve, non ci va bene, bisogna un cambiamento radicale di tutta un'organizzazione che non c'è mai stata, non ci sarà mai, chissà quando verrà. Ragazzi, io vi dico una cosa, non vedo un percorso tranquillo per la Juventus.
che anzi sappiamo che se hai un'organizzazione in Champions per avere una squadra favorevole e di avere una squadra organizzata con uno stile appartenente di gioco, uno stile appartenente con giocatori che ti danno la voglia, che sanno quello che stanno facendo, cosa che la Juventus non ha mai fatto, non so neanche cosa fare in campo, anche durante i passaggi così, tornano indietro, non sfondano, cioè fanno due, tre, neanche cavalcate, tre passi, dopo tornano indietro perché vengono pressate, allora si sfuma tutto il ritmo di gioco, cioè una cosa assurda, una cosa non neanche vomitevole, ma stressante, stressante e ansiosa. E ragazzi, io sinceramente se incontriamo squadre di alto calibro, siamo già fuori dalla Champions. Quello non ce lo leva nessuno. Non abbiamo una realtà di fatti che ci dimostra che la Juventus è una squadra vincente a questo punto, perché vediamo sempre tutti i giocatori svogliati che non hanno voglia di dimostrare, perché non hanno un ruolo preciso. Non hanno un ruolo preciso perché non gli dicono cosa devono fare in campo, cioè, oppure Allegri li va bene così, oppure gli dicono ai giocatori di giocare così, tanto va bene lo stesso, calma, calma, tanto noi eccitiamo i giocatori a muoversi, a vedere. I giocatori che sono già liberi, che tentano di allargarsi, di smarcarsi, noi vediamo, ma i giocatori in campo non sanno neanche cosa fare, allora passano indietro, oppure si sgambano anche sulla palla, tanto. Ragazzi, prendono milioni, noi come persone accanite di calcio andiamo anche a andare a vedere la Juve nello stadio. Io non lo so, ragazzi, che dire, non c'è neanche un'analisi tanto dettagliata, perché ragazzi, ormai è già passato il turno, siamo qualificati, eccetera, eccetera, però se non ci meritiamo, intanto non ci meritiamo di essere primi. Questo è fuori discussione. Però che stiamo lì a pensare, a sperare, aspettare di vedere cosa fanno le altre squadre e non ci impegniamo noi, loro, Coco. Con qualche gioco, con qualche reazione di giocatori, con qualche schema di gioco, perché anzi, dai, 3-4, 3-4-0 dovevamo fare, no? 1-0, perché la Juventus gli va bene anche 1-0, però non sono convincenti in campo, non sono convincenti. E questi non li capiscono, anzi, non li capiscono, ma gli va bene così. E dopo in conferenza stampa ride, sempre quel sorriso, ma non mi piace. Questa, ragazzi, è una presa in giro per noi tifosi, ma non lo dico solo io, ma tutti lo pensano nei canali juventini, anzi, non c'è più niente da. Non c'è niente più da sperare, non abbiamo più l'emozione di vedere una Juventus vincente. Ragazzi, scusate il lungamento del video. Ragazzi, ci sentiamo
Scusate se ho parlato tanto. Ragazzi, mi raccomando, se volete iscrivetevi al canale, mettete mi piace, se volete commentare. Ragazzi, noi ci sentiamo la prossima volta, sì, alla prossima. Va bene, ragazzi? Dai, ci sentiamo alla prossima e vediamo, sempre forza Juve, però, sempre forza Juve, ma non abbiamo un calibro vincente di mentalità e di niente. Ragazzi, di niente, non abbiamo una scossa di qualcosa che no, fino a che abbiamo giocatori lenti, non andiamo da nessuna parte. E poi con un gioco che non c'è neanche a parlare. Ragazzi, ci sentiamo, ciao a tutti.